Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Splatoon per delle nuove mischie mollusche con voi. Come promesso ragazzi, oggi è giovedì 4 febbraio, sono le ore 18:30 e sono online sul quarto profilo JoePa17 Splat 3. Ho appena terminato le mischie mollusche sul terzo profilo. Adesso ragazzi vado a prepararmi, visto che ho un po' di soldini da parte che ho praticamente conquistato giocando le varie partite durante l'ultimo Splat Festival. Dicevo, vado a prepararmi e ci vediamo nella prima partita di oggi. Come ho già fatto in precedenza, ogni due partite private uscirò dalla lobby e rientrerò immediatamente per permettere così a più persone di poter partecipare. Ragazzi, vado a prepararmi, ci vediamo subito. Perfetto ragazzi, eccoci qua nella prima partita di oggi. Iniziamo con una bella mischia mollusca nella mappa Raffineria. Ok, ho preso il marker d'assalto come arma. Lo so, mi avete detto di utilizzare diverse armi durante le varie partite, però ragazzi utilizzo anche quelle che ho a disposizione, perché per il momento non le ho ancora sbloccate tutte sui vari profili. Come sapete ho poco tempo per giocare e quindi sto cercando di fare il possibile per farvi vedere il più possibile di Splatoon. Ok, perfetto, io andrei di qua. Diamo una colorata così. Ci buttiamo una bella pici bomba là, facciamo un bel saltino e procediamo. Ok, aspettate che... Ok, allora buttiamo PC bombe ovunque. Tanto qui non c'è ancora nessuno in zona. Ok, perfetto. Almeno abbiamo colorato un po' la zona, perché chi detiene questa zona qua la maggior parte delle volte si porta a casa il match. Sì, vabbè, però, caspita, Starma si scarica come niente tutte le volte. Ok, ottimo. I blu vedo che sono abbastanza schiacciati. Ok, è arrivato Dadolino. Ho altre PC bomb che vorrei utilizzare però un po' più in là, se non arrivano i blu a rovinarmi la festa. Eccolo. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Ok, buttiamo un po' di bombe qua. Le ho buttate un po' a casaccio. Ok, grazie ragazzi che mi avete protetto. No, mi avete rubato la kill. Ecco, e sono stato subito ucciso da Miki. Va bene, va bene, va bene. La zona là in mezzo è sempre nostra. Però vedo qualcuno che sta tentando di sfondarla, perché vedo qua delle macchie blu. Dobbiamo riuscire a mantenerla. No, 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 no. Dov'è? Ah, è là in cima? Chi è? Chi è? Preso! Era Akram! Ti ho beccato e ti ho splattato. Ok, sta zona qua è mia. Attenzione al rullo. Chi è questo rullo? Destroyer. Eccolo qua. Dai ragazzi, non mollate. Mancano 50 secondi alla fine. Fino adesso avevamo giocato bene. Non mollate, non mollate. Facciamo che dividerci, così copriamo una più ampia superficie. Ho qualcuno che mi insegue, mi pare di no. Forse sì però. Forse sì, eccolo. Dai, dai, dai. Che pelo. C'era Destroyer che mi stava seguendo. Infatti mi sembrava di aver visto delle macchie blu. Chi è che viene con me? Mariale. Ok. Com'è la situazione qua? Tutto blu. Buonanotte. Dai, buttiamoci un po' di APC bombe. Chissà che non ci aiutino. Ok, c'era Destroyer sempre in zona. Ci aveva inseguiti. È stato preso? Sì, è stato preso. Ok, partita terminata. Vediamo come iniziamo questo video. Beh, direi che la portiamo a casa noi arancioni. Vediamo. 52-30. Iniziamo con una fantastica vittoria. Mamma mia, ragazzi. Ottimo lavoro. Bel gioco di squadra. E sono anche quello che ha colorato di più. Fantastico, veramente fantastico. Perfetto signori, nuovo match, altra mischia mollusca, stavolta siamo sulla mappa miniera dorata, siamo verdini, siamo la squadra del calibro 2000 contro il resto del mondo. Perfetto, fantastico, abbiamo tutti quanti la stessa arma, veramente pazzesco, mi è capitato poche volte una cosa del genere, è veramente fantastico. Ok, abbiamo questa protezione qua, che non è servita a un fico secco, visto che Gulli è praticamente sceso dall'alto. È stato bello perché non mi aspettavo veramente un attacco del genere. Mi ha proprio preso di sorpresa.
Ok, i viola sono partiti forte, eh. I viola sono partiti forte. Sono già venuti a colorare anche qua, addirittura. Grandi. Ah, non riesco. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. No, 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 Kraken no. Via, 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 via. Me la do a gambe. Grandi. Grandissimi, ragazzi. Attenzione. Vabbè, però mi sono buttato sotto il suo rullo. Gulli mi ha colpito di nuovo, però poi è rimasto splattato questa volta. Aspettate che faccio un super salto qua. Ok, il viola è rimasto splattato. Vai ragazzi, vai ragazzi. Non mollate, non mollate. Devo sbloccare il tintofono. Ci sono quasi, ci sono quasi. Vai! No, forse ho mirato troppo in basso. Vabbè, dai, comunque guadagniamo tempo. E là, un altro tintofono. Eh beh, sì, effettivamente abbiamo tutti quanti la stessa arma. Non mi sono accorto che Akram era in zona, invece, ed è riuscito a splattarmi. Siamo però riusciti comunque a rallentarli, eh. Dai, ragazzi, su. La squadra del calibro 2000 non può perdere. Però è veramente fantastico il fatto che abbiamo tutti quanti la stessa arma. Ok, aspettate che faccio così. Vieni. Preso! Stavolta, Gulli, ti ho bloccato prima che potessi colpirmi. E c'era chi è che era? Davide! Davide 08. Era dietro l'angolo con il rullo dinamo dorato, se non sbaglio. Dai che mancano 5 secondi alla fine. E vabbè, però, caspita, gli sono atterrato davanti. Dai che lo prendono! Mi sa che Gulli è crashato, ragazzi. Mi sa che Gulli è crashato perché l'ho visto evaporare. No, 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 il Kraken no. Il Kraken no. Vabbè, sono in due però in zona. Attenzione che i viola stanno recuperando. Attenzione che i viola stanno recuperando, ragazzi. Ok, vabbè, pure la protezione però. E che caspita ti splatta più. Niente. Destroyer è riuscito a prendermi con una bomba, fantastico. Morire così è veramente ottimo. Dai, vieni qua, vieni. Dai che si è rifugiato in angolo. Come ho fatto a morire che ero dietro di lui? Come ho fatto a morire che ero dietro di lui? Cioè, mi ha colpito alle spalle, rendetevi conto. Vabbè, è andata così. Vediamo chi la porta a casa. Io penso noi verdini. Vediamo. 37.8 a 37. Fantastico, proprio per un pelo. Per un pelo ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, per un pelo. Questa qua non l'ho giocata granché. Infatti Gulli è crashato come immaginavo. Sì, infatti ho fatto una kill sola. Ok ragazzi, come sempre dopo ogni due partite sono uscito e sono rientrato nella lobby privata. Siamo purtroppo 4 contro 3. Modalità torre mobile nella mappa raffineria. Caspita, una mappa peggiore non poteva capitare. Veramente, questa mappa qua secondo me è adatta solamente per le partite in modalità mischia e mollusche, come vi ho già detto anche in un altro video. Perfetto. Vedo che comunque stasera sta partecipando tanta gente. Caspita, stai fermo. Ok. Sta partecipando tanta gente che non è mai riuscita magari a partecipare le altre volte. La torre è mia, la torre è mia. Era mia. Volevo dire che era mia, perché Giuseppe mi ha splattato, però intanto ci sono i miei compagni di squadra a supporto. Ok, lo raggiungo subito. Cerchiamo di mantenere... È qua dietro, lo so che è qua dietro. E infatti era lì di fianco. Non era dietro, era lì di fianco, c'era Akram in zona. Ok, bloccalo. Aspettate che raggiungo Simo. Ok, è mia sta torre. Preso, no, la PC bomba. Ok, per fortuna l'ho evitata, poi sono morto. Ho preso Alex SP97. Dai che per il momento siamo in vantaggio, però purtroppo la torre è sempre viola. Riuscissi a salire, grazie. Oh, meno male, un tintofono, fantastico. Ci serviva proprio quello. Ok. Dai ragazzi, manteniamo il vantaggio. Attenzione alla PC bomba viola. Ok. Preso! No, mi ha splattato lui. Pensavo di averlo abbattuto, invece è riuscito a splattarmi. Siamo riusciti per il momento a aumentare leggermente il nostro vantaggio. Attenzione che però adesso i viola
Attaccheranno ancora. È lì sotto, è lì sotto. Ok, è morto. Dai, 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 dai. Aspettate che raggiungo il mio compagno di squadra. No, la torre è ancora in mano loro. E vabbè, buonanotte, facile così. C'era Giuseppe che mi stava aspettando per farmi un bello spawn kill. Attenzione che la torre sta scappando. La torre sta scappando. Grandi ragazzi, ottimo. Ok, bisogna rimanere qua. Attenzione che potrebbero passare anche da lì in alto, Ok, eccolo, eccolo, non riesco a splattare nessuno però. Ok, dobbiamo rimanere qua, dobbiamo rimanere qua. Attenzione al viola, mi stanno aspettando. Però la torre è sempre mia, signori, la torre è sempre mia. Dai, 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 che lo prendo, lo prendo. Ok, ho splattato Giuseppe. Dopo 10.000 colpi l'ho splattato. Caspita, eravamo di nuovo in vantaggio. Adesso la torre tornerà indietro. Me ne vado lì su. Simone, non riesco a passare. Ok, ho splattato Akram. Grande, 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 grande. Bloccate la torre, bloccate la torre. Mancano 2 minuti alla fine. Sarà difficile portarla a casa perché siamo solo in 3. Però potremmo comunque sicuramente fare una bella partita. No, 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 no. Beccati questa. Ho almeno lanciato la bomba. Prima di morire ho lanciato la bomba. Ok, la torre è lì dietro l'angolo. La torre torna indietro. Ok, ah ok, è tornata indietro automaticamente. Perfetto, sono riuscito a risalire sopra. Ok, abbiamo splattato un po' di gente. Forse sì. Sì, ho preso Giuseppe. E non ho più inchiostro però. Ho finito l'inchiostro a causa di quella bomba. Akram ha deciso di buttarsi direttamente giù dal precipizio. Mamma mia che super partita, signori. Mamma mia che super partita. Ok, sono morto per cosa? Ah, una PC bomba. Wow. Mi sa che non era una PC bomba, però era una bomba atomica, perché ci ha massacrati. Ok, torre di nuovo nostra. Mamma mia, che gran partita che stiamo facendo noi gialli. Akram ha tentato di prendermi. Attenzione, ok, c'era anche Giuseppe. Mancano 35 secondi alla fine. 35 secondi, signori. 35 secondi per diventare leggenda. Mamma mia, signori, mamma mia. 27 secondi e siamo sempre in vantaggio. Siamo sempre in vantaggio. Ok, mi butto giù. C'è qualcuno dei loro lì sopra, per quello che non riusciamo a salire. Torre mia, torre mia. Ci inseguiamo sulla torre. Dai ragazzi, 8 secondi alla fine. 8 secondi, 6, 5, 4. Mamma mia signori. Che partita, e la portiamo a casa. Fantastica vittoria. Bel lavoro di squadra. Bel lavoro di squadra, signori. Alla fine è andata meglio del previsto. Pensavo venisse fuori una brutta partita, in realtà è stata fantastica perché è stata molto molto equilibrata. 1275 punti, sono morto 13 volte ma almeno ho fatto 6 kill. Perfetto ragazzi, altro match, modalità zona splat nella mappa raffineria, torniamo di nuovo qua. Ok, stavolta siamo 4 contro 4. Perfetto, si parte subito. Andiamo a conquistare questa zona splat. Grande Akram che hai preso il pennello. Ottima idea, purtroppo io non ce l'ho. Ho solo i rulli per il momento su questo profilo. Ok, adesso probabilmente staremo sempre tutti molto in alto. E ti pareva che c'era il cecchino. Chi è? Eon Albi, che è crashato. Attenzione, è crashato. È crashato. Quindi probabilmente potremmo avere vita facile, almeno più facile, senza il cecchino che cerca di colpirci. Attenzione, ok, c'era Youssef. Attenzione alla PC bomba. Ok, ricoloriamo subito. Io mi piazzo qua. Aspettate, ok, così va bene. Oh, siamo riusciti a far partire la zona splat. Io adesso copro qua, così almeno vediamo subito se arrivano oppure no. Attenzione alle spalle.
Ah, tentato di prendermi dall'alto. No, è diventato un Kraken. Ti è andata bene, eh? Yusef, ti è andata bene stavolta. Perché se non diventavi un Kraken riuscivo a splattarti. Dai che hanno bloccato il timer. Ok, grandi ragazzi che l'avete riattivato. Se no, purtroppo ci davano un sacco di punti da recuperare. Ok, vedo gente volare. Aspettate che me ne vado di qua. Mi sa che la squadra verde perderà questo match per il semplice fatto che gli è crashato il cecchino. Perché col cecchino avrebbe potuto crearci tanti problemi. Invece così gli è andata bene. No, volevo ucciderlo io. Volevo ucciderlo io. Poi magari... Poi magari i ragazzi sono crashati in due, dall'altra parte, non è detto, eh. Ok, partita terminata. Purtroppo è successo che eravamo con un uomo in più. Quindi direi che è una mezza vittoria questa qua, perché è stato abbastanza semplice. No, il cecchino ci avrebbe creato un bel po' di problemi. Matteo è crashato, eccolo lì. Eravamo 4 contro 3. Va bene ragazzi, ultimo match di oggi. Finalmente cambiamo mappa. Siamo nel museo di Cefalò. Perfetto, siamo blu contro verdini. Ok, si parte subito. Ultima partita di oggi perché oramai sono quasi le 19. Ok, perfetto, me ne vado qua sopra come faccio sempre. Poi me ne vado qua e me ne vado di qua perché sennò non ce la faccio. Infatti sono arrivato al pelo. Ok, aspettate che copro l'arrivo del mio compagno di squadra. Non posso coprirti perché c'è un Kraken che mi sta correndo dietro e non potevo più sfuggire da nessuna parte. Yusef mi ha preso. Attenzione che i verdini sono partiti forte, eh. I verdini sono partiti forte. No, mi sta aspettando, figurati. Mi stava aspettando. Bella la vita, eh. Bella la vita quando sai dove atterrano gli avversari. No, beh, a parte gli scherzi, quello lo faccio anch'io. Praticamente lo facciamo tutti quanti. È una cosa che facciamo praticamente tutti. Ok, anche Simone è riuscito a prendermi. C'è Destroyer che si sta riposando, eccolo. Sì, beh, facile così, ragazzi. Mi avete ammazzato 3 volte solo per il semplice fatto che sapevate dove atterravo. Ok, coprite l'arrivo, caspita, copritemi. Oh, finalmente, posso atterrare con calma. Oh, preso, c'era Akram nascosto nell'inchiostro. Dai, ragazzi, che finalmente riusciamo a macinare di nuovo. Faccio che andarmene di sopra. Aspettate che copro l'arrivo del mio compagno di squadra, se magari non muoio. Ok, è stato preso. Meno male. Ok, qui c'è un tornado. Facciamo che ricolorare, però non perdiamo troppo tempo nelle retrovie. Do una colorata anche qua, però, che non mi piace sto quadrato verde. Ok. Ce n'è uno lì in zona. So che è lì in zona. Che vedo del verde qua. Ok, eccolo. Prendetelo, che è quello che può fare più danni. Chi caspita c'era in zona? Oh, preso. Splattalo, splattalo, grande. Avevo pure le APC bombe a disposizione. Il moltiplica bombe, scusate. Ok. Qualcuno insegue, sì. Figurati, ho tutta la squadra verde che mi segue. Non so neanche chi colpire. Dai. Ok, è arrivato il mio compagno di squadra. Dai. Niente, sono rimasto splattato. Yusef mi ha fatto parecchi danni in questo match. Ok, c'è proprio la squadra verde che sta facendo un sacco di danni. Dai che lo prendo, dai che lo prendo. E ciao, mi ha abbattuto lui. Il canguro della squadra verde mi ha preso. Purtroppo è andata così, ragazzi. Ho cercato di prenderlo in tutti i modi, però saltava veramente, veramente tanto. È una bella tattica questa qua di saltare e sparare. Su Splatoon poi è molto, molto efficace, perché diciamo che impedisce all'avversario di mirare bene e splattarti al primo colpo. Va bene ragazzi, partita terminata. Direi che possiamo concludere l'episodio qua.
Ok ragazzi, eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli per i saluti finali. Abbiamo terminato purtroppo con una sconfitta, ma non importa. L'importante è essersi divertiti. Ragazzi, come sempre, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Splatoon. Alla prossima ragazzi!